Questa terra è piena di cose che tanti uomini possono avere. Sono strade sulle quali cammino, sono frutti che posso mangiare, sono fiori che saluto, un saluto a tutti voi che ci seguite dai cinque continenti e benvenuti a Cristianità. Abbiamo aperto con questo canto che è un po' la sintesi di quello che noi faremo. Strade sicure, strade aperte dove i frutti della vita e della terra dell'uomo sono espressione di vita, di speranza, vanno custoditi e sono anche l'argomento, uno dei tanti argomenti che noi affronteremo con gli ospiti di oggi. Abbiamo con noi Sua Eminenza il Cardinale Lorenzo Baldisseri, che è il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, e noi siamo reduci da due grandi sinodi, quello dei giovani e quello dell'Amazzonia, quell'Amazzonia che abbiamo visto nel canto, dove il cantautore è andato proprio in concomitanza con il sinodo nella terra amazzonica. E abbiamo con noi anche, lo riconoscete, il professor Antonio Giordano, che è il direttore della Sbarro Istituto per la ricerca sul cancro e medicina molecolare del Centro di Biotecnologia della Temple University, però è anche docente all'Università di Siena e altri incarichi presso il Ministero dell'Ambiente e l'Istituto Nazionale della Salute, naturalmente l'Istituto Italiano. Io volevo subito, per la parte che abbiamo vissuto in questi giorni, chiedere a Sua Eminenza, sono frutti di un altro sapore che qualcuno gusta se ha un cuore. Ecco, ieri abbiamo celebrato la festa del Sacro Cuore, il popolo è molto, molto devoto, perché?